Siamo nella zona condominiale, questa è la scala che ci porta su e qui abbiamo allora il nostro box auto. Come vedete dalle dimensioni generose della macchina, ci sta una macchina enorme più motorini o due macchine di dimensioni più normali. Lì ci sono degli altri vani che vediamo meglio dopo. Ecco, da qui iniziamo con una parte di proprietà, quindi questa porta, da qui entriamo solo noi. E che cosa abbiamo? Abbiamo questa stanza che è sotto la cucina, quindi si potrebbe anche metterla in comunicazione con un montacarichi, una scala e quant'altro. Guardate che bello, questo è dove una volta si lavavano i panni, lì si faceva il fuoco e lì si mettevano i panni da lavare. I lavatoi, questa potrebbe diventare per esempio una taverna. Usciamo fuori, questo è il cortile solo nostro. Quella è la cucina, in origine si scendeva anche da lì. Questa è la terrazza dell'altro appartamento che sempre è venduto insieme. E da lì poi si riscende giù, eccolo qui, gradini, e qui c'è il nostro giardino. Quindi questo è di proprietà. Questa è l'altra scala che poi porta lì dove c'è il nostro terrazzino dell'appartamento, diciamo B. Ritorniamo dentro. Allora, questa è la finestra della stanza al piano di sotto dell'appartamento B. Lì si potrebbe annettere anche la stanza adiacente, che è questa, sempre nostra. Ritorniamo alla taverna. Fine della proprietà, spazio condominiale, box che non è nostro, cantina che non è nostra, questo invece è il nostro box, ingresso, zona condominiale, cantina che non è nostra, arriviamo qui e invece questa cantina è nostra. Quella è la finestra che vi facevo prima, si potrebbe annettere questa stanza all'appartamento B, o da quella parete, oppure, visto che noi siamo proprietari anche da 1,5 metri da quel punto fino laggiù, si potrebbe aprire lì, fare qui un muro, appunto 1,5 metri, fare qui un'apertura chiudendo quella. È nostra anche questa stanza che dà verso il giardino. Qui ci si potrebbe fare per esempio un bagno, sfruttando il fatto che le fosse biologiche sono qui. Questa stanza comune, e da lì si va in esterno per quando devono venirle a svuotare e siamo sul fianco della casa. Quindi ci sono varie soluzioni per modificare e ampliare gli appartamenti, ove necessario, già sono enormi. Bene.